Ciao a tutti, amici del canale Olghe Femaf. Io sono Femaf del canale Olghe Femaf. Benvenuti sul canale Olghe Femaf. Questo è un nuovo episodio di A Spasso con Ettore. Bene, Ettore, hai qualcosa da dire ai nostri telespettatori? Andiamo avanti. A questo punto voi direte: ma Femaf, i tuoi caricamenti sono sempre più radi ogni volta che ogni volta che pubblichi un video. Tenete ragione, magari. Però sto cercando di laurearmi, quindi a mo' vi racconto la storia. Praticamente a gennaio dovevo fare 4 esami più la tesi. E vabbè, uno fa: e vabbè, li fai. Il problema qual è? È che un esame ero stato bocciato 2 volte. Un altro, capito, è difficile, non si sa. E quindi stavo un po': vabbè, chissà se ce la faccio, forse sì, dai. Poi a un certo punto che è successo? Gmaf si è ammalato, si è preso il coronavirus e quindi casini, casini proprio. Che hanno detto: no, Femaf, qua devi stare in quarantena perché c'hai il malato in casa, va bene, insomma. E quindi scrivo ai professori per dirgli: ognuni, ma io sto in quarantena, posso fare l'esame online? E hanno fatto: non lo so, è difficile, ma vediamo. Ovviamente non mi hanno più risposto. Quindi la situazione è rimasta in stallo per un bel po' di tempo, finché non è uscito il tampone negativo, che mi sono ammalato anch'io, anche Femaf si è preso il Covid. Sì, lo so, è un po' uno shock saperlo in questo modo. Avrei dovuto fare un video in cui dicevo: ho preso il Covid, sicuramente avrei fatto un casino di visualizzazioni. Però vabbè, ormai è andato così. Insomma, è uscito il tampone negativo, sono andato e ho fatto questi esami, ora me ne manca uno. Però diciamo che adesso ho un po' più di tempo libero per caricare nuovi video. A voi basta sapere questo. Per chi mi stesse chiedendo quali sono i piani per il futuro prossimo, cioè quando finirò anche l'ultimo esame, avrò molto tempo libero, vi dirò che usciranno tanti nuovi video su, non so, cazzo volete, voi ditemi che volete, io saggio i giochi, non so il motivo per cui vi siete iscritti al mio canale, sinceramente, però qualsiasi cosa vogliate, poi vedrò di accontentarvi, insomma, scrivetemi nei commenti che cazzo volete. Insomma, questa situazione coronavirus è stata un po' particolare, che prima si è ammalato Gmaf ed è andato giù, cioè al piano di sotto, no? Perché doveva stare lontano dalla famiglia. Poi anche Mammaf si è ammalata. Quindi Mammaf è andata giù insieme a Gmaf. Siamo rimasti solo io e Samaf su. E Samaf che diceva: no, non voglio che ti ammali anche tu, Femaf, se no qua rimango da sola, andate tutti giù. Infatti poi mi sono ammalato anch'io e sono sceso giù. E Samaf è rimasta sola, poveretta. E allora, ma cambiando argomento e parlando di cose assai più belle, vi dirò che si avvicina sempre di più il giorno del Silent Tour. Cos'è il Silent Tour, starete dicendo? Allora, io e Dave abbiamo un progetto. Perché abbiamo detto: allora, noi facciamo finta che ci laureiamo tipo a marzo, aprile, quando sarà. Dopodiché, fino a settembre saremo completamente liberi. Dobbiamo fare qualcosa, ovviamente. E abbiamo deciso di fare questo Silent Tour. Cosa sarebbe il Silent Tour? È un tour appunto del Salento. Come funziona? Con la bicicletta, cioè si va in bicicletta e si fa questo tour del Salento. So, sarà una pazzia, è molto difficile, tant'è che Gmaf mi ha detto: compà, sei un coglione, ma che cazzo fai? Ma fatti le vacanze, rilassati. E io gli ho detto: no, no, Gmaf, io farò il Salento Tour. E Gmaf ha fatto: vabbè, fai un po' come cazzo vuoi. Però c'è da dire che è molto difficile. Il fatto che Ettore sta facendo la cacca. È molto difficile il Silent Tour, perché? Perché sono tanti chilometri da fare. Il Salento è molto più grande di quanto sembri. Qui mi sto allenando con la bicicletta. Ettore si è levato la zampa dal cazzo di coso, guardalo, si è levato la zampa. Mo rischia di scappare come gli scemi. Quindi cercherò di portarvi dei video, magari un video riassuntivo di questo Silent Tour. Credo che sarà molto bello, sarà una bella esperienza. Insomma,
esperienza colma di libertà, di felicità e soprattutto, un attimo solo, nel frattempo novità per il canale. Allora, ho fatto l'abbonamento al Game Pass, quello 1 euro per 3 mesi, e avevo scaricato il gioco Yakuza Cebera, il remake, no? E avevo registrato un videone di tipo un'ora da dividere in video di 15 minuti, tipo da mettere sul canale. Ovviamente i video si sono registrati male, ho dovuto buttare tutto, però credo che ne farò altri. Lo vediamo. Arriveranno altri giochi, ma ancora non so su cosa, però c'ho il Game Pass che mi dura fino ad aprile, tipo, quindi insomma. Spero di non aver messo la mano sul microfono, altrimenti non si sente niente. Ettore, vieni. Ho scoperto che Giacomo Limone ha un cappetto di basket vicino a casa sua. Capito, in tutti questi anni non me l'ha mai detto. Quindi probabilmente andrò a giocare a basket a casa di Giacomo Limone. Ettore, sbrigati e lascia stare quella cosa. Quindi mo vediamo. In questo periodo ho veramente poche cose da dire, perché boh, non lo so, cioè sono stato a casa per un mese, capito? Non ci sono tante cose da raccontare, diciamo. Ho iniziato a leggere un bel manga che vi consiglio, si chiama Beck, B-E-C-K, che parla di questo ragazzino, Koyuki, che impara a suonare la chitarra, entra in una band, si diverte, insomma. Gli anni della gioventù, capito? Si cerca di diventare musicisti importanti nel Giappone, nel mondo. 5 stelle su 5, diciamo. Sì. Se vedete le recensioni su Amazon, c'è una recensione sola ed è mia ed è 5 stelle su 5. Ve lo consiglio. Allora, che altro c'è da dire? Femaf ha giocato a tennis una volta in dicembre. Oh, Ettore! Andiamo. Giocato a tennis e ho detto cazzo, caspita, mi piace questo sport, mi piacerebbe tanto prendere lezioni di tennis, lo farò a gennaio, solo che ovviamente non l'ho fatto, prima perché zona arancione, cazzi e mazzi, capito, cose così, e secondo perché la quarantena mi ha costretto a stare a casa. Chissà, forse quando riapriranno mi iscriverò, però non so se ne vale la pena perché ormai, capito, la stagione è finita. Mo vediamo. Ci stanno dei gatti che miagolano. Il dottore sta facendo tipo oh, chi è? Solo che non è nessuno. Luci di Natale, per qualche motivo. Quindi chiudo il video e vi lascio con una domanda a cui dovreste rispondere nei commenti. La domanda è: arriva un uomo e vi dice: potrete vivere nel mondo dei Pokémon e avere 10 anni per sempre, ma la condizione per farlo è dare un pugno in faccia fortissimo a Ettore. Voi lo fate?